Questo poeta è Trilussa e, come molti sapranno, insomma, Trilussa era un poeta satirico, soltanto che si riferiva a un periodo diverso, non quello di oggi. Poi faceva una satira di costume, però all'interno della satira di costume gli capitava pure di prendere un po' in giro oppure fare delle riflessioni su qualche politico, sull'approccio alla politica di allora, che poi non è poi che sia sempre così cambiato e così diverso. La prima che vi volevo leggere si riferisce a una riflessione che fa Trilussa sul potere, su coloro che hanno il potere, che tengono il potere, e alcuni che scambiano governo e potere e quindi vogliono comandare. Questo capita sempre, ancora oggi. Vorrebbero che tutto il popolo fosse d'accordo con loro, tutti, non vorrebbero che nessuno avesse una minima opinione diversa. E questa composizione in Sestine si chiama Però. Se qualcuno non capisce qualcosa di romanesco me lo dica, io sono disposto a tradurre anche, però insomma è abbastanza piano. Però, in un paese che non mi ricordo, c'era una volta un re che era riuscito a mettere tutto il popolo d'accordo e a unirlo in un medesimo partito, che era quello monarchico, per cui era lo stesso che voleva lui. Quando nasceva un suddito, il governo gli elevava una ghiandola speciale per aggiustargli il sentimento interno secondo la coscienza nazionale, in modo che crescesse nell'idea come un cocchiere porta una livrea. Se cercavi un anarchico, domani, ma che non ne trovavi più nessuno, né socialisti, né repubblicani, manco a pagargli 1.000 lire l'uno, qualunque scampoletto d'opinione era venuto a prezzo d'occasione. Per questo in quel paese che vi ho detto vivevano così, che era un piacere, senza un tiretellà, senza un dispetto, ammaestrati tutti d'un parere. Chi la pensava differentemente passava per un fenomeno vivente. Il popolo ogni sera si riuniva sotto la reggia per veder sovrano che apriva la finestra fra le viva, che s'affacciava tra gli sbatti mano, fino a che non piava la parola come parlasse a una persona sola. Popolo, gli diceva, come stai? E tutto quanto il popolo de sotto gli rispondeva in coro, bene, assai, ce pare d'aver vinto un terno all'otto. E il re contento, dopo avergli detto qualche altra cosa, li mandava a letto. Eccete che una sera il re gli chiese, siete d'accordo tutti quanti? E allora, da 100.000 bocche non si intese che un sì allungato che durò mezz'ora. Solamente un ometto scantonò e appena detto sì, disse però. Vi immaginate quello che successe? Bisogna bastonarlo, urlò la folla. Le indecisioni non sono più permesse, se no ricominciamo il tiro a molla. Lasciate che mi spieghi e poi vedremo, disse l'ometto, che non era scemo. Defatti, appena il re ci ha domandato se eravamo d'accordo, gli ho risposto nel modo che avevamo combinato. Ma un buon amico che ci avevo accosto, per farse largo, proprio in quel momento, mi ha acciaccato li calli a tradimento. Io dunque non ho fatto una protesta. Quel però che mi è uscito in buona fede, più che un pensiero che ci avevo in testa, era un dolore che sentivo al piede. Però, dicevo, è inutile se poi se vi stiamo li calli fra di noi. Quando per ambizione o per guadagno uno non guarda più dove cammina e monta sui galli del compagno, va tutto a danno della disciplina. Fu allora che la folla, persuasa, disse, vabbè, però, stattene a casa.